loca, what the fuck. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, SuperTumi97, e benvenuti a questo, diciamo, tutorial per sbloccare in Zoom Eleven 2 Fire. Sì, perché mi sono accorto, perché io stavo giocando alla Blizzard, che quella funziona bene, infatti è qua. Ma la Fire praticamente è bloccata dall'antipiracy, e io vi dirò come toglierlo se volete giocarci. Allora, qui, vabbè, nei miei download abbiamo Tempesta di Fuoco, mostro nella cartella, lo apriamo, ok. Ora lo spostiamo sul desktop. Ok, ci metterà un attimino. E questo file però, se lo metterete nel DS, si bloccherà quando Axel va verso il lavandino, prima del video in cui si risveglia Giulia. Quindi, come fare a sbloccarlo? Dobbiamo andare su Google, scriviamo Dicastia Patch. Vabbè, questo qua, vedete, Dicastia 3DS DS Scene. Sì, vabbè, qui c'è Kid Icarus. Ecco, dovete trovare in Zoom Eleven comunque già il secondo posto, perché, vabbè, prima c'è Kid Icarus, secondo in Zoom Eleven. Vedete, fate download Dicastia patch. Fate clic qui. E vedete che vi si avvia questo download. Ok, voi lo aprite. Sì, vabbè, adesso sarà qua. Mostro nella cartella. Questo Dicastia patch però dobbiamo metterlo in una cartella insieme al gioco, quindi cosa facciamo? Creiamo una cartella, chiamiamola, vabbè, Inazuma 2, sì, 3, 2 TDF, Tempesta di Fuoco. Ci mettiamo dentro il gioco e dentro ci mettiamo anche, aspettate, dove sono i download, ci mettiamo anche Dicastia patch sposta in TDF. Adesso apriamo. Dicastia patch è un archivio, anche se non sembra, quindi voi fate estrai qui. Bene, si sono aperte queste due applicazioni. Uno è semplicemente un file read, l'altro è l'applicazione. Allora, voi trascinate in Zoom Eleven su Dicastia patch. Adesso vi verrà questa scritta in giapponese, voi fate sì. Ok. Benissimo, vedete che vi si sono liberati due file, il BAC e l'NDS. Il BAC lo potete tranquillamente lasciare qui. Adesso avete il vostro file NDS e questo qui funzionerà adesso e non si bloccherà mai più. Questo qui è il vostro gioco completato, quindi potete giocarci tranquillamente. Bene, vi saluto, per questo tutorial abbiamo finito. Iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace e divertitevi a giocare in Zoom Eleven.